Oggi martedì santo, da Betania, casa di Lazzaro, Marta e Maria, ci spostiamo a Gerusalemme, nel Cenacolo, la casa dei discepoli. Pochi sono i chilometri di distanza, ma un abisso di emozioni separano questi due luoghi perché Gesù è consapevole che recarsi a Gerusalemme vuol dire essere condannato a morte. Eppure è nel Cenacolo. È nella notte del tradimento che Gesù compie il gesto di donazione più potente della storia, l'Eucarestia. In quella casa di Gerusalemme, Gesù, prima di essere consegnato alle guardie, si consegna lui stesso agli uomini e lo fa per sempre. Lo fa con l'Eucarestia, con il pane divino che riceviamo ogni domenica. Pensiamo a quella notte, pensiamo a Gesù, al suo dolore, ma anche alla sua fermezza. Si è consegnato agli uomini, alla loro meschinità, alla loro brutalità, alla loro ingiustizia. Gesù ci insegna che anche nei momenti difficili la determinatezza, la mitezza, l'audacia di spirito e l'amore possono permetterci di aprire la porta delle tenebre e uscire alla luce. In Lui non esiste rancore, rabbia, paura, ma solo pace, serenità e perdono.